Salve a tutti, gente, sono Dave e siamo tornati su Maxcraft. Sono tornato qui, porco Dio, proprio sotto al letto, mi sono da che fare, perché oggi un amico mio, quello che nerda con me principalmente, mi ha detto che era stato griffato, porca puttana. Avevo portato delle modifiche, avevo portato degli amici, uno qui era cugino, un altro era uno che mi ha contattato sul TS e ho quasi il presentimento che sia proprio lui lo stronzo che mi ha, come dire, griffato. Spero per lui di no, ha rotto un bel po' di vetri, ha rotto un bel po' di cazzo, mi ha rotto i quadri, le chest, ci mancano le chest, erano vuote, pirla. Vabbè. Non so c'è cos'altro abbia fatto ancora, mi ha mandato qualche foto il mio amico, però di qua ho fatto un'altra stanza qui sopra per le fornaci, mi ha tolto le fornaci perché è un coglione questo. Non so se è stato lui o è stato qualcun altro, comunque qui dovrò riparare un bel po' di cose. Nel frattempo iniziamo a chiedere. Moderatori o cani, amministratori online sono stato griffato. Da questa parte, che adesso non c'è più niente, c'erano due ceste doppie, una di qua e una di là. Poi sotto avevo nascosto una cesta con diamanti, ossidiana e cose varie. Qua avevo messo il tavolo di incantesimi e una libreria, porco Dio. Chiedo scusa per la bestemmia per chi è credente, però porca puttana, cioè che cazzo mi serve che mi avete griffato? Cioè, avevo fatto il tetto più punta possibile, ma che schifo. Che schifo di persone. Amico mio ha detto che c'è stato, cioè mi sono stato anche derubato di tutto il carbone e tutte le cose varie. La farm di, ecco, è vuota, già la vedo da qua che è vuota. Potevo scendere per le scale di là, ma ho paura a scendere perché sicuro mi avrà griffato anche quelle. Perciò io adesso cerco di fare qualcosa. Qui mio cugino e l'altro ragazzo ci hanno aiutato a scendere la montagna, ma niente di che. Da questa parte io ho messo il blocco così per aiutare anche loro a scendere più rapidamente, però poi mi sono accorto e ho fatto una cazzata perché giustamente subisco io del danno. Qui mi ha rubato tutti i cactus, bravo, tutte le canne da zucchero, bravissimo, tutte le patate, ma proprio un genio, in compreso tutte le carote e anche eventuali, cioè il grano, tutto. Quindi vabbè, qua abbiamo giustamente un po' di mucche, questa è una cosa che ci ha regalato molto vantaggio, ha preso le forbici da qua dentro perché un pilla si è preso anche i blocchi, perché giustamente è un deficiente, ho paura di camminare senza shift perché non mi carica i chunk, non vedo cosa c'è sotto e potrei cadere da un momento all'altro. Allora, non mi importa più di tanto, l'unica cosa che mi brucia un po' il culo è che io ci avevo messo il piccone di diamante, i diamanti, e quindi adesso devo ricominciare da capo perché devo porre appunto, volevo farmi portare per il Nether, tutte queste cose varie, però adesso è come se non avessi fatto nulla. Ora vado sul sito sicuramente, faccio il report. Caricherò questo video quanto più presto possibile perché così gli faccio vedere anche il video di cosa mi hanno combinato e lo vedono lo stesso loro, i moderatori, e chi lo deve vedere. Porca miseria, dai. Almeno carica presto presto e non rischio di morire in qualche modo atroce, perché porca miseria, ragazzi. Mi dovete spiegare, voi che giocate e andate a griffare in giro, cioè perché lo fate? Che divertimento ci trovate? Spiegatemelo, perché io personalmente non ci trovo nessun divertimento. Sì, è vero, l'ho fatto anche io in passato, ma se io ho griffato in passato non è stato per divertimento, è stato perché dovevo griffare il server che faceva concorrenza al mio server dove giocavo con i miei amici. Perciò non griffate. Fidatevi, non c'è niente di divertente da fare. Mi stanno chiamando che devo andare a cena. Tra poco giocherò, nerderò con i miei amici, appunto, per
per vedere un po' se possiamo recuperare qualcosa, ma la vedo dura, però non è un problema. Ragazzi, l'importante è non arrabbiarsi, perché diciamocelo, ci arrabbiamo non serve a niente, mettiamo un attimo il blocco d'acqua, porca miseria. E qua pure mi ha rotto altri vetri, ha rotto la pianta, si è rubato le cose da qua dentro, ha tolto altri vetri da qua, giustamente, perché non sa che l'unica cosa che spero non abbia fatto è proprio per l'appunto rompere là dentro. No, ok, quello l'ha lasciato. Fin qua ti voglio ringraziare per avermelo lasciato. Almeno non sei proprio uno stronzo pezzo di merda. Poi devi morire, cioè sai che significa? Ti devono bannare da tutti i server di Minecraft al mondo perché fai schifo alla merda, te ne griffi come pirla che non sei altro. Veramente vergognati. Non ti preoccupare, io non mi arrabbio con te. Mi arrabbio con la tua intelligenza minore, cioè oh, perché sei una persona così inutile. Vabbè, tutti questi danni che tu mi hai fatto. Ah, ti sei divertito, cioè vedi adesso mi hai rotto anche qua, mi escono i mob, ti sei rubato gli hopper, cioè ma ti rendi conto di quanto sei idiota? Di quanto sei idiota? A te che hai fatto questo, cioè io vorrei solo farti, io comunque giocando l'ho fatto una volta, le farò due, le farò 10, se qui per griffare sappi che sarei bannato, perché comunque adesso il report parte subito per griffing. E comunque hai rubato anche, quindi bello se vuole che hai rubato e griffato quattro persone. Sono all'allarme sotto casa, vedi, sono entrati i ladri. Ladro, beh, là ci ha lasciato la terra, capito? Ci ha rubato tutto il resto. Cioè, meno male. E avevo pensato, vabbè, forse mi lascia addosso le cose importanti. Poi ho messo la cesta nascosta lì sotto, si è fregata tutta la sabbia, il vetro, che ci vuole un botto di tempo per... Mannaggia la miseria, mannaggia. Io sta gente non è che la manderei in galera, peggio, ma questa secondo me è stata o una squadra che hanno rubato e portato via, oppure sono stati, sai, quelli che lo fanno solo veramente perché si credono duri a fare queste cose, quindi, boh, non lo so. Abbiamo una carota, un paio di semi, possiamo ripartire un po' con il raccolto, ma lo faremo molto, molto lentamente. L'importante è non demordere, perché spero che gli amministratori siano in grado di trovarlo subito e se è il caso anche di bannarlo subito e se riescono, forse è una cosa troppo grande da chiedere, spero restituiscano le cose che mi hanno rubato, perché veramente, cioè io ero arrivato molto avanti e però così adesso non c'è più divertimento. Ragazzi, io non mi resta altro che vedere se riesco a recuperare determinate cose, vedere chi è stato a griffarmi, di farlo bannare, vedere se riesco a recuperare, aggiustare le cose, ragazzi, lo farò tutto off camera, lo farò aiutare dal mio amico che adesso al momento dovrebbe loggare, mi metto su TS con lui, il video così ve lo carico senza editare, senza nulla, perché veramente sto il classico video a caldo, ragazzi, perché io sono tornato da lavoro, perché ho già lavoro, mi hanno mandato i messaggi dicendomi sempre che siamo stati griffati e derubati. E io mi parto le peggio bestemmie. Veramente, cioè, un po' di slab, dai, mettiamo a posto un po' di slab, perché non è che, ok, lo vuoi fare, ti diverti, però fanno in modo, cioè, vuoi rubare, non ti va di metterti a cercare i materiali, non ti va di scavare. Ok, ruba, ma non mi distrugge la casa. Tu hai rotto il letto qua vicino al letto apposta perché speravi che io spawnassi e morissi. Cioè, proprio questo speravi, che io morissi all'infinito? Non ci sei riuscito. C'ho i gambari di diamante. Non ho subito danno, tanto danno, mi è rimasta poca vita. Però lo devi prendere comunque a quel posto. Sicuramente le cose adesso appena possibile farò un ender chest, mi prenderò un silt touch, metterò tutto nel ender chest e l'ender chest me la porterò dietro quando uscirò.
Questa stanza dei magazzini la lascerò così perché chi se ne sbatte, hai idea di rubarmi, chi si sì, fate, cioè non mi importa più niente di voi, che mi suona il telefono, non me ne fotte per ora. Devo mettere un po' a posto. Stanza per gli ospiti, ragazzi, se siete stati uno di voi sappiate che sarete bannati. Mi dispiace perché veramente siete dei stronzi, chiunque l'abbia fatto. Ragazzi, per questo video è tutto, mi spiace. Portare un video dopo tanto tempo, portare anche un video di merda, perché è un video di merda dove sono stato griffato e derubato in maniera veramente vergognosa. Ora me ne vado a cena, in santa pace. Ci vediamo magari nel prossimo video. Se riesco, appena sistemo tutto qua, vi faccio subito un altro video in modo che abbiamo tutte le prove di ciò che ho fatto e non ho fatto. Per questo video vi ricordo di spolgiare, commentare, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti, gente.